Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it. Centro abbigliamento Turotti, vasto assortimento pantaloni, camicie, maglieria, ginseria, cappotti, giubbini e capi da cerimonie per lui e per lei, anche in taglie forti. Vieni a visitare l'ampio reparto di biancherie per la casa. Ci trovi a Rovato in via Europa 2. Centro abbigliamento Turotti, qualità e risparmio. Benvenuti alla Buona Notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano per le Comunicazioni Sociali. In studio con noi Michele Busi, benvenuto, presidente del CEDOC, il Centro di Documentazione. Grazie Michele per la tua presenza. Partiamo Michele in questo nostro approfondimento settimanale dalla copertina della Voce del Popolo, affondata sul lavoro, una copertina che rimanda alla festa dei lavoratori, ma anche alla nostra Costituzione e quindi alla Repubblica che è fondata sul lavoro. Perché affondata? Perché purtroppo ancora oggi sono tante le morti e gli infortuni sul lavoro, lo ricordano anche i vescovi nel loro messaggio per il 1° maggio, per la festa dei lavoratori. Nell'editoriale di questa settimana cerchiamo anche di alzare lo sguardo a tanti lavoratori che sono nel mondo e che non hanno diritti, i loro diritti sono calpestati. E quindi ci chiediamo anche quali sono anche i confini etici perché uno Stato, in questo caso l'Italia, possa intessere relazioni economiche con paesi dove purtroppo i diritti sono cancellati. A proposito di lavoro, Michele, nel vostro studio, nel vostro centro di documentazione, avete analizzato il mondo lavorativo bresciano, c'è anche una forte vocazione cattolica nel lavoro bresciano. Sicuramente, il tema del lavoro è fondamentale anche perché il CEDOC si è occupato soprattutto del movimento cattolico che nasce con la Rerum Novarum di Leone XIII, quindi l'attenzione al mondo sociale, diciamo così, e a livello bresciano l'attenzione si è concretizzata in effetti con tante iniziative che nascevano proprio dalle parrocchie stesse, per esempio. Le prime cooperative sociali, le prime piccole imprese, diciamo così, nacquero proprio dall'intuizione di alcuni parroci molto legati, diciamo, alle persone che vivono sul territorio, per dare dignità, diciamo, a queste persone. Quindi il lavoro è stato effettivamente un tema centrale nel riscatto anche sociale e della dignità delle persone, quindi riveste sicuramente un ruolo centrale. Un ruolo centrale che voi avete cercato anche di sottolineare attraverso le vostre pubblicazioni. Sì, noi ci siamo occupati spesso del mondo del lavoro e della trasformazione a livello anche bresciano del lavoro, perché è chiaro che noi abbiamo questa fama di terra, diciamo, vocata al lavoro. È chiaro che ormai c'è una trasformazione in atto per cui anche molti lavori diventano diversi e anche le tutele stesse diventano più problematiche. Quindi anche il movimento sindacale che si è affermato col contributo dei cattolici molto importante adesso, diciamo, deve stare attento anche a come sorgono nuovi lavori e come garantire anche questi lavoratori nuovi che sono giovani soprattutto un futuro e una garanzia anche di sicurezza. Quindi attenzione alla dignità della persona nel lavoro. Il primo servizio, Michele, di questa settimana è dedicato a una bella iniziativa che si è sviluppata durante la Quaresima. La Libreria Paolini ha promosso il libro sospeso per i familiari e gli ospiti della Domus Salutis. Vediamo com'è andata la riconsegna dei libri raccolti. Leggere per guarire.
In occasione del tempo di Quaresima, la Libreria Paolina di Brescia, in collaborazione con l'Ufficio per la Salute della Diocesi e la Fondazione Teresa Campani, ha organizzato l'iniziativa solidale del libro sospeso. In libreria si poteva acquistare e donare un libro per gli ospiti della Domus Salutis di Brescia. Sono state coinvolte nell'iniziativa anche alcune parrocchie. Lunedì 25 aprile, alla presenza del vicario generale, Monsignor Gaetano Fontana, sono stati consegnati 200 libri. Allora, come Libreria Paolina, come ogni anno, durante il tempo della Quaresima, facciamo delle iniziative di solidarietà. Quest'anno, appunto, abbiamo fatto il libro sospeso per la Domus, per i malati, proprio anche in conseguenza di questo periodo di difficoltà, di malattia, proprio a causa del Covid, ma anche della situazione che c'è. Per cui abbiamo questa iniziativa e adesso si conclude oggi con la consegna dei libri. Siamo qui appunto oggi proprio con alcuni rappresentanti anche dalle parrocchie, perché non solo come libreria ma anche alcune parrocchie hanno voluto vivere questo momento di solidarietà portando appunto una mostra del libro dove chi voleva poteva acquistarlo, e quindi oggi siamo qui per la consegna. Le parrocchie che hanno aderito sono 7 e oggi ci saranno appunto i loro rappresentanti. I libri, il libro in certi momenti della propria vita può essere una fonte davvero di guarigione, perché è qui la parola di Dio che guarisce, la parola di Dio che consola, è la parola di Dio che dà una speranza. E quindi leggere la parola di Dio, un libro di questo calibro, dà al malato la forza praticamente per combattere la sua malattia, perché la fede e la speranza rafforzano la terapia. Lavorano in sinergia, ecco perché oggi noi, oltre al servizio di cura e di assistenza infermieristica e di cura medica, c'è anche il servizio di assistenza spirituale, che è poi che cos'è se non portare la parola di Dio al letto dell'ammalato. Quindi ci sono tanti modi per far arrivare la parola di Dio. La malattia porta all'isolamento, mentre un libro aiuta a mantenere vivi i contatti, allontanando il pensiero fisso del dolore e della preoccupazione per la propria situazione. L'iniziativa vuole aiutare il malato a vivere in relazione anche questo tempo di separazione dalla vita normale. Dal libro sospeso alla ricerca storica, il CEDOC Michele quest'anno ha compiuto 50 anni, è un anniversario importante, prosegue la sua azione come centro di documentazione di cosa vi state occupando e diciamo anche facciamo un passo indietro nella storia, come è nato anche il CEDOC. Sì, il CEDOC nei mesi scorsi ha festeggiato proprio i 50 anni e è nato verso la fine degli anni 60, inizio anni 70, diciamo un po' come reazione a una certa dimenticanza che si stava attuando rispetto alla storia che ci aveva preceduto, ossia anche la realtà bresciana, che negli anni 70 aveva sviluppato diverse potenzialità, cercava di dimenticare, diciamo così, come era nato anche diciamo la propria storia. E quindi CEDOC nasce come centro di documentazione e anche centro di ricerca, e devo dire che protagonisti sono stati un po' i movimenti cattolici bresciani, anzitutto il vescovo, perché alla fondazione ci fu proprio Monsignor Stabilini che partecipò, e il vescovo di Brescia è uno dei soci fondatori tra l'altro del CEDOC, poi la scuola editrice, la Banca San Paolo, l'Azione Cattolica. Quindi da questi quattro enti si è poi sviluppato, la sede era in via Tosio, che è una via centrale sia della politica ma anche dell'associazionismo bresciano, perché in via Tosio c'era la sede di tutte le associazioni cattoliche negli anni 50-60, e poi man mano si è sviluppato e ha avuto come direttore Mario Faini, che ha aiutato il CEDOC a svilupparsi nei suoi studi. Abbiamo pubblicato ormai più di 120 libri, diciamo così, in questi 50 anni, abbiamo fatto diversi convegni e fondamentalmente ci stiamo occupando delle prospettive adesso del Novecento, perché all'inizio ci occupavamo di fine Ottocento, cioè come su Brescia è nato il movimento cattolico, come si è sviluppato con le cooperative, con l'associazionismo. Adesso guardiamo più il dopoguerra e gli anni 60, 70, 80, perché in effetti ci rendiamo conto che la vita di oggi risente più che altro di queste trasformazioni degli anni 60. Quindi la nostra attenzione si focalizza su questo periodo. Che è già storia ormai, e per una popolazione che ha sempre meno memoria
è importante recuperare anche i testi e riportarli un po' alla luce e farli riconoscere. Esatto. Fino all'8 maggio, Michele, è anche possibile vedere lo spettacolo promosso dal Centro Teatrale Bresciano Agnello di Dio. Abbiamo intervistato il regista. Fino all'8 maggio il Teatro Sant'Afra di Brescia ospita la nuova produzione del Centro Teatrale Bresciano, Agnello di Dio, di Daniele Mencarelli. È un testo che affronta in modo molto originale e molto radicale il problema dell'educazione, perché in realtà le due figure, quella del padre e quella della direttrice didattica, che è una suora, in rapporto al ragazzo, portano due mondi che oggi sono abbastanza lontani e nello stesso tempo vicini. Cioè, il padre porta il tema del fare, lui è un manager, un amministratore delegato, quindi per lui è importante fare delle cose, non pensare. La suora porta in realtà i dogmi religiosi, convinta giustamente di questi dogmi, ma non riesce a incarnarli nella quotidianità, a far capire al ragazzo che cosa in realtà significano, cioè va un po' per frasi fatte. Allora il vero problema è, nel testo di Daniele, la presentazione quasi dall'astra fotografica della realtà in questo momento degli adolescenti rispetto alla generazione dei cinquantenni, cioè domande che non trovano risposta, fraintendimenti continui e quindi un grande disorientamento. Uno spettacolo che ci parla di valori etici fondanti, della loro trasmissione ai giovani, di educazione delle nuove generazioni e della grande difficoltà con cui i padri e le istituzioni scolastiche cercano di comprendere i figli. Torniamo in studio, Michele, il CEDOC si occupa molto anche di educazione in questa ricerca appunto storica. Quali sono i lavori che state un po' preparando per i prossimi mesi? Beh, noi stiamo studiando anzitutto il percorso di alcune figure importanti. Abbiamo studiato la figura per esempio di Angelo Canori, che è stata una figura importante nel volontariato carcerario, quindi dal punto di vista educativo ha tanto ancora da insegnare sicuramente anche oggi. Stiamo studiando dal punto di vista storico-politico la nascita della Democrazia Cristiana a Brescia, perché in effetti la nostra realtà bresciana è stata caratterizzata da questo partito almeno per i primi 30 anni, quindi per capire l'oggi bisogna capire il dopoguerra come è stato. E poi tra le varie figure mi piace ricordarne due su cui stiamo studiando un po' i profili. Una è Noè Ghidoni, che è stato presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, anche lui persona dell'associazionismo cattolico, e l'altra è padre Giulio Cittadini, grande educatore, padre della pace. Stiamo raccogliendo un po' i suoi editoriali che ha fatto sulla rivista Pro Famiglia. Sono brevi ma sono molto interessanti, perché padre Giulio ha questa capacità di leggere la realtà in 30 righe e quindi anche per chi lo affronta oggi ha tanto da insegnare. I padri della pace hanno forgiato un'intera generazione di bresciani, padri della pace anche protagonisti della resistenza, e se pensiamo appunto ad alcune figure storiche di cui ricordiamo anche gli anniversari in questo anno, resistenza cattolica che immagino abbia trovato spazio anche nelle pagine del CEDOC. Sicuramente abbiamo fatto l'attenzione alla resistenza cattolica, che nacque anzitutto come resistenza morale, diciamo così, cioè la resistenza a una dittatura che aveva prevaricato sulla dignità della persona umana. Quindi la prima resistenza fu quella educativa, per esempio quella dei padri della pace, il padre Bevilacqua, che diciamo così affrontava il tema dell'uomo in modo diverso rispetto a quel del regime fascista, che diceva che l'uomo non aveva più dignità, quindi la libertà dell'uomo. E poi una resistenza anche attiva, in effetti quando ci fu necessità di prendere anche le armi purtroppo per, diciamo così, resistere, e tra le varie figure mi piace ricordare quella di Emiliano Rinaldini, che è un maestro elementare che lascia la redazione della scuola editrice per andare sui monti, quindi un gesto anche un po' forzato da parte sua, ma ha capito che in quel momento bisognava fare così, quindi per noi è una bella figura che abbiamo anche come CEDOC che spesso ho ricordato. Il prossimo servizio, Michele, è dedicato ai più piccoli, all'atteso ritorno di Seridò, la bella manifestazione ideata dalla FISM di Brescia. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari per la 24esima volta ha ospitato Seridò, la manifestazione organizzata dalla FISM Brescia con la nuvola nel sacco. In questi due anni di interruzione non sapevamo se e come Seridò sarebbe potuto ripartire. Abbiamo un po' scommesso, ci siamo affidati
anche con un atto di fiducia davvero più grande di noi, per voler a tutti i costi rilanciare Seridò. Dai giochi giganti allo spazio piste e rotelle, senza dimenticare i gonfiabili. A ciò si aggiungono gli spettacoli teatrali, le aree riservate ai bambini di età 0-3 anni, i tantissimi laboratori creativi e molto altro ancora. Seridò è una delle manifestazioni del centro fiera più attese, non solamente dai montecraresi, ma quale punto di riferimento, soprattutto per la provincia di Brescia, ma non solo, anche Mantova, Cremona, perché sanno che quando vanno a Seridò vengono a Montichiari, quindi è veramente, i numeri della fiera da sempre lo dimostrano, è uno dei punti, dei poli attrattivi ovviamente di Montichiari ed è motivo di orgoglio per la nostra cittadinanza. Negli spazi del centro fiera è stata preparata un'immensa distesa di tappeti con dinosauri, trenini, fattorie, chiodini, bambole, casette e costruzioni. Questo è padiglione famiglia, quindi sono giochi strutturati per i bambini e le famiglie, quindi l'intervento dei volontari comunque è minimo perché lasciamo molto spazio appunto che al gioco tra i genitori insomma e i bambini. Ciao! Continuiamo a parlare di educazione, di cultura. Tu non mi vedi, è una bella esposizione promossa dall'Associazione Artisti Bresciani in collaborazione con l'IRCCS dei Fate Bene Fratelli, quindi l'arte e la fotografia come cura della mente. Vediamo com'è andata. Tu non mi vedi, arte, fotografia e cura della mente. È il titolo della mostra allestita a Brescia in due sedi, la sezione di fotografie al MACOF, nell'ambito del Photo Festival in Via Moretto 78, la sezione delle opere d'arte negli spazi dell'Associazione Artisti Bresciani in Vicolo delle Stelle 4. Le opere esposte sono frutto di gruppi di persone inserite nelle comunità psichiatriche protette dell'Istituto di Ricerca e Cura Centro San Giovanni di Dio Fate Bene Fratelli, col supporto di volontari del fondo Il Sasso nello Stagno della Fondazione SIPEC di Brescia e la collaborazione di alcune tirocinanti del corso di terapeutica artistica dell'Accademia di Belle Arti di Brera, coordinati da Guido Uggeri, artista terapista, e da Chiara Cadeddu, fotografa terapista. È un percorso artistico che in pratica si sviluppa sul processo artistico tout court e è molto diverso da un percorso di arte terapia perché noi lavoriamo appunto, lavorando nel processo artistico, lavoriamo solamente nella parte esteriore, cioè non cerchiamo di portare a galla qualche nodo o di slegare qualche nodo interno alle persone, ma solamente cerchiamo di tenerle fuori nello spazio, nell'ambiente e di riuscire a farsi in qualche modo ispirare da ciò che vedono. Abbiamo utilizzato per questa mostra il foro stenopeico, che è una tecnica fotografica in cui l'obiettivo viene tolto. Questo perché era nostra premura riuscire ad ottenere delle immagini che fossero indefinite, un po' sfocate, un po' mosse, perché volevamo raccontare le emozioni e i sentimenti. Le persone che hanno partecipato ci raccontano un po' della loro sofferenza e questo poteva essere il modo migliore per riuscire a descrivere questo tipo di emozioni. La mostra Labi è aperta dalle 16 alle 19.30, dal martedì alla domenica, fino al 4 maggio. La mostra al MACOF, nell'ambito del Photo Festival, è aperta fino al 15 maggio. Abbiamo parlato in precedenza, Michele, del lavoro storico di ricerca che vi sta interessando, soprattutto nel dopoguerra. Facciamo un passo indietro, siete partiti anche alle radici del Partito Popolare Italiano con un'analisi territoriale, quindi il Partito Popolare a livello bresciano, poi a livello lombardo e questo ha prodotto anche due volumi. Sì, siamo partiti nel 2019 per il centenario del Partito Popolare Don Sturzo, praticamente per vedere come a Brescia questo partito si sviluppò. E in effetti abbiamo trovato personaggi fondamentali, a partire appunto da Ludovico Montini, che è il fratello appunto, e poi da Giorgio Montini, che è il papà di Paolo VI, quindi persone che sono radicate nel territorio bresciano e che hanno garantito, diciamo così, a Brescia per qualche anno una voce alternativa anche al fascismo. Poi, come sappiamo, il Partito Popolare Don Sturzo venne ben presto chiuso e quindi cominciò il ventennio fascista, quindi questo, diciamo, anelito nuovo di impegno dei cattolici rimase bloccato, che però riprese nel dopoguerra appunto con la Democrazia Cristiana. Poi abbiamo fatto un salto logico, siamo andati a vedere come è rinato il Partito Popolare con Martinazzoli, quindi anni 90, questo tentativo di riprendere la tradizione sturziana,
E qui il professor Giuseppe Bonelli, che è l'attuale dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ci ha aiutato a rileggere il Partito Popolare a livello lombardo. E adesso poi stiamo appunto tornando indietro e rivedendo proprio le origini dal 43, 44, 45, come nelle singole parrocchie, nelle sezioni, nasce proprio la Democrazia Cristiana, grazie a qualche parroco sensibile, qualche associazione. Quindi abbiamo fatto questa ricerca che è partita con Mario Faini, in cui in 100 parrocchie ci hanno restituito un questionario compilato, e adesso quindi stiamo in grado di pubblicare proprio queste risposte, e mi sembra una cosa particolarmente interessante. Sì, è interessante anche questa relazione con il territorio. Il commento al Vangelo in questa terza domenica di Pasqua è a cura di Don Faustino Guerini. In questa terza domenica del tempo pasquale ascoltiamo nel brano del Vangelo una bellissima apparizione di Gesù risorto. Una apparizione anomala, non avviene a Gerusalemme, ma avviene in Galilea, sul lago tanto caro a Gesù. Possiamo immaginare al largo del paese di Cafarnao. Gesù aveva detto, anche se è nel Vangelo secondo Matteo, alle donne: dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno. La Galilea è il luogo dove è iniziato tutto. La Galilea è il luogo di origine degli apostoli, là hanno il loro lavoro, le loro famiglie. È il luogo della ferialità, è il luogo della quotidianità. È interessante questo mandato. Nella vita di tutti i giorni, là dove pensiamo che il Signore possa essere assente, là è l'occasione, è il tempo opportuno per vederlo, per riconoscerlo. Ed ecco che questa ferialità risulta deludente. Io vado a pescare, dice Pietro, anche noi veniamo con te, ma ecco che le reti restano vuote. Siamo nel tempo pasquale, Cristo è risorto, possiamo fare riferimento alla pesca miracolosa del Gesù storico, ma ecco che allora tutto il nostro brano ruota attorno al cibo. Gesù chiede: non avete nulla da mangiare? Ecco, che cos'è questo cibo perciò? Gesù lo dice: mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Possiamo immaginare allora questa prima comunità degli apostoli che vuole realizzare la volontà di Dio, vuole continuare l'opera di Cristo, trar fuori dalla morte rappresentata dall'acqua l'umanità, ma non riesce. La missione fallisce senza la presenza di Cristo, senza il suo riconoscimento. Ed ecco allora che il discepolo amato, prima di Pietro, riconosce Gesù. Lo riconosce perché il discepolo amato precede sempre l'istituzione. È colui che ha corso più veloce fino al sepolcro, è colui che lo riconosce per primo. Ed ecco allora l'irruenza di Pietro, che si tuffa e con questi 100 metri raggiunge la spiaggia. E ecco il segno: 153 grossi pesci. I commentatori possono sbizzarrirsi nel dire che sono tutti i popoli della terra a loro conosciuti. E allora ecco che finalmente l'evangelizzazione funziona. Con il riconoscimento di Cristo, i popoli del mondo vengono tratti fuori dalla morte e presentati al Signore. E allora l'esito di questa missione qual è? La condivisione. Sulla spiaggia avviene questa comunione con il Signore e gli apostoli. Poi c'è tutta la parte conclusiva del brano, che sono i famosi tre gradini attraverso i quali Gesù restituisce ciò che Pietro aveva perduto con il rinnegamento nel contesto della passione, e tutto si conclude con seguimi. Pietro, nel suo percorso di conversione, passato attraverso le lacrime amare del rinnegamento e del pentimento, adesso può davvero diventare la pietra sulla quale Cristo costruisce la sua chiesa, si ricorda sempre di seguire il Signore. Veniamo ora agli appuntamenti della settimana. Partiamo dal mese di maggio, mese mariano, con i rosari in città del Vescovo Piero Antonio. Lunedì 2 maggio alle 20, rosario presso la comunità vocazionale all'oratorio del Beato Palazzolo. Poi sempre il 2 maggio alle 20 iniziano anche i rosari sul territorio, in preghiera sono rosari vocazionali, il primo è a Bovogno al santuario della Beata Vergine della Misericordia.
Proseguono anche i dialoghi in biblioteca. Il prossimo appuntamento è mercoledì 11 maggio alle 17.30 nella biblioteca diocesana Luciano Monari con Don Diego Facchetti, che analizzerà il pensiero di Jacques e Raissa Maritain, mendicanti del cielo, maestri nell'arte di pensare, di vivere e di pregare. Michele, ogni settimana ci salutiamo con una parola. Che parola hai scelto per i nostri telespettatori? Ma collegando un po' al tema che affronto col CEDOC, direi scegliere la parola memoria. Memoria intesa, diciamo, non soltanto come un guardare al passato, ma come un gettare le basi attraverso questa conoscenza di ciò che è accaduto, anche per aiutarci a vivere meglio il presente. Questo ci aiuta anche in queste festività, anche queste ricorrenze che viviamo a livello anche civile, quindi 25 aprile, 1 maggio, il prossimo 2 giugno, cioè sono momenti in cui una memoria costituisce anche la base per un'identità civile collettiva, quindi è importante far memoria, ma per aiutare a guardare avanti e stare insieme. Grazie a Michele Busi, presidente del CEDOC, il Centro di Documentazione, e da Luciano Zanardini, appuntamento alla prossima settimana. Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it. Centro abbigliamento Turotti, vasto assortimento pantaloni, camicie, maglieria, ginseria, cappotti, giubbini e capi da cerimonie per lui e per lei, anche in taglie forti. Vieni a visitare l'ampio reparto di biancherie per la casa. Ci trovi a Rovato in via Europa 2. Centro abbigliamento Turotti, qualità e risparmio.